Quest'oggi nel prepartita di Udinese-Milan è venuto a trovarci un ospite assolutamente d'eccezione, il miglior allenatore di sempre, citato così dal Times nel 2007, qui con noi Arrigo Sacchi. Benvenuto Arrigo. Ho un parente al Times per quello. Ah sì, è per quello. Allora, quest'oggi viene a presentare in particolare il suo ultimo libro, Calcio Totale. Parla di un bambino che, come tanti bambini, viveva in un paesino, giocava in un cortile e sognava di diventare un giorno un buon giocatore. A me piacevano tutti gli sport, il calcio in particolare, e che dopo ha smesso di giocare al calcio e così alcune combinazioni mi hanno portato ad essere un allenatore, cominciando proprio dalla penultima categoria che esisteva in Italia, perché il mio effettolone mi consentiva solo questo, e perché sono stato un giocatore, ho smesso anche a 20 anni, ma mediocre, e quindi dopo racconto tutta la mia storia, le cose in cui credo nel calcio, le cose che credo nella vita, sì. Le cose che per me sono il merito, per me è un caposaldo. Senza merito, il merito è un valore e una selezione democratica, inoltre è un deterrente formidabile per combattere la disonestà, le scorrettezze, ed è un propellente formidabile per aumentare la didattica, che diventa una didattica senza fine. L'obiettivo mio è sempre stato quello di convincere, divertire e vincere. La vittoria senza le altre due cose non mi interessava. E quindi questo mi ha spinto a fare le cose anche dopo i successi con ancora più impegno, perché poi parlo del perfezionismo, parlo dell'eccellenza, che significa, certo, anche quando tu hai avuto successo la volta dopo, e racconto molti aneddoti che riguardano il sottoscritto, ma molti aneddoti che riguardano Berlusconi, che riguardano Agnelli, Mattarrese, che riguardano anche altri allenatori, insomma, diverse cose. Ricco, insomma, di ricordi e di emozioni. Dicevamo, 283 pagine, raccontare circa quanti? 50-60 anni non è facilissimo, no? Ma qui devo dire che io ho avuto la fortuna, la Mondadori mi ha dato, messo a disposizione mia, un bravissimo scrittore. Esatto, Guido Conti. Conti. Che non sapeva nulla di calcio, ma un uomo molto intelligente, con una grande elasticità mentale, quindi abbiamo lavorato tutti e due molto. Questo libro abbiamo impiegato 6-7 mesi e spero che piaccia. Mi dicevano l'hanno ristampato perché avevano finito le copie. È vero. Quindi è sicuramente già un bellissimo traguardo. Non so anche se da questo non so punto se li ho comprati tutti letterario. Io però. Però ovviamente Arrigo, non possono chiederti anche qualcosa sul Milan, poi si va a approfondire proprio anche questo aspetto di una carriera importantissima che ha avuto come allenatore del Milan, come CT della Nazionale, però dato che quest'oggi si giocherà Udinese-Milan, devo chiederti anche come vedi il Milan di oggi e come anche sta cambiando il calcio attuale. Ma in Italia il cambio è sempre molto relativo, siamo un popolo stantio, ci piace poco. Io ho sempre detto che chi sa vive nel futuro, chi non sa vive nel passato, e quindi noi siamo proprio attaccati morbosamente al passato, e quindi questo ci impedisce poi di evolverci con quella rapidità che questo mondo richiede. Il Milan è stata una società, grazie a Berlusconi e Galliani, per molti anni leader, è stata quella che ha consentito quello che io avevo chiamato il Rinascimento italiano. Sì. E oggi è un momento, diciamo, c'è una pausa di riflessione da parte, e non so come sarà il futuro. In questa pausa di riflessione è evidente che non se ne sta agevolando la squadra. È vero, perché comunque insomma si sta vedendo, ci sono delle difficoltà, se vogliamo, comunque in questo calcio italiano. Il Milan, per esempio, adesso sta attraversando anche questo club un passaggio importante, si parla appunto di acquisitori stranieri, asiatici, quindi sta sicuramente rivoluzionando qualcosa in questo senso. Sì, molto probabilmente, se è vero quello che si legge, se Galliani e Berlusconi dovessero interrompere la loro attività nel Milan,
terminerebbe una storia. Sì. Sappiamo che tutto nasce e tutto finisce, però credo che sia difficile trovare personaggi di ugual valore. Tornando invece al libro, si raccontano tanti episodi, tanti aneddoti curiosi che sono venuti fuori così, no? Anche magari ripensando a un passato sicuramente importante che hai attraversato. Quali hai ricordato con più piacere e quali invece magari avevi accantonato nel cassetto così e poi sono tornati fuori con la memoria? Beh, di aneddoti, quelli che mi sono ricordato li ho messi tutti. Quelli più gloriosi a quelli sì, meno. Per esempio, quando io allenavo il Milan, noi dovevamo giocare a Torino, Berlusconi era andato a pranzo a casa dell'avvocato Agnelli, arrivò e mi disse, l'avvocato ha espresso il desiderio di venire a salutare la squadra prima della partita, cosa ne pensa lei? E io dissi, a che ora ha detto che arriva? All'1:15, dico, io faccio uscire la squadra all'1:30. Perché? Perché avevo paura che il suo carisma poi potesse influenzare i giocatori. Agnelli, che era una persona molto sveglia, una persona molto intelligente, simpatica, e con humor in inglese, e quando entrò capì subito che non volevamo farla incontrare con la squadra e disse, sapevo che avevate una grande squadra, speravo in voi due che la rovinaste. Invece, parlando di allenatori, noi abbiamo un allenatore giovane, Andrea Stramaccioni. Anche tu comunque hai fatto un percorso step per step, no? Hai fatto tutta la gavetta, tu no? Tu sai che l'ultima categoria è la terza, io sono partito dalla seconda. Quindi ho dovuto fare seconda, prima, quarta serie, C, B, e A. Poi, esatto, quindi c'è stato un percorso sicuramente importante. Quanto importante anche oggi ripercorrere questa strada e fare questo percorso? Ma io credo che sia non importante il percorso, è importante avere delle persone che amano la propria professione, lo fanno con un'unica certezza, che si può sempre fare di più e meglio, e si dedicano animo e corpo avendo un'etica di gruppo, che vuol dire rispetto verso la società che ti paga, verso i giocatori che hanno fiducia in te, verso i tifosi che ti guardano, e quindi avere persone che cercano poi di aggiornarsi, evolversi, avendo appunto quella certezza che si può sempre fare di più e di meglio e che il mondo va avanti velocemente, e quindi perché questo perché noi si possa continuare ad essere al top, è evidente che sarebbe meglio addirittura anticipare questa velocità. L'Udinese, poi l'ultima considerazione sull'Udinese che è una società in crescita, una società che adesso ha un bellissimo progetto, quello del nuovo stadio che sarà pronto per la nuova stagione, una società che nasce comunque nella realtà una piazza piccola, ma che comunque si fa conoscere e fa girare il nome in tutto il mondo proprio per quello che è il suo estremo valore anche nel coltivare questi grossi progetti, questi importanti progetti. È una società da sempre molto competente, una società che fa onore alla classe dei dirigenti, e quindi io gli auguro lunga vita e grandi successi. Tutte le volte che vedo il presidente dico tutto perfetto eccetto che ci vorrebbero più italiani. Quest'oggi nel pre-partita di Udinese-Milan è venuto a trovarci un ospite assolutamente d'eccezione, il miglior allenatore di sempre, citato così dal Times nel 2007, qui con noi Arrigo Sacchi. Benvenuto Arrigo. Ho un parente al Times per quello. Ah sì, è per quello. Allora, quest'oggi viene a presentare in particolare il suo ultimo libro, Calcio Totale. Parla di un bambino che come tanti bambini viveva in un paesino, giocava in un cortile e sognava di diventare un giorno un buon giocatore. A me piacevano tutti gli sport, il calcio in particolare, e che dopo ha smesso di giocare al calcio e così alcune combinazioni mi hanno portato ad essere un allenatore.
cominciando proprio dalla penultima categoria che esisteva in Italia, perché il mio effettolone mi consentiva solo questo. Perché sono stato un giocatore, ho smesso anche a 20 anni, ma mediocre. E quindi dopo racconto tutta la mia storia, le cose in cui credo nel calcio, le cose che credo nella vita, sì. Le cose che per me sono il merito, per me è un caposaldo. Senza merito, il merito è un valore e una selezione democratica, inoltre è un deterrente formidabile per combattere la disonestà, le scorrettezze, ed è un propellente formidabile per aumentare la didattica, che diventa una didattica senza fine. L'obiettivo mio è sempre stato quello di convincere, divertire e vincere. La vittoria senza le altre due cose non mi interessava. E quindi questo mi ha spinto a fare le cose anche dopo i successi con ancora più impegno, perché poi parlo del perfezionismo, parlo dell'eccellenza, che significa certo. Anche quando tu hai avuto successo la volta dopo, e racconto molti aneddoti che riguardano il sottoscritto, ma molti aneddoti che riguardano Berlusconi, che riguardano Agnelli, Mattarrese, che riguardano anche altri allenatori, insomma diverse cose. Ricco, insomma, di ricordi, di emozioni. Dicevamo, 283 pagine, raccontare circa quanti? 50-60 anni non è facilissimo, no? Ma qui devo dire che io ho avuto la fortuna, la Mondadori mi ha dato, messo a disposizione mia, un bravissimo scrittore. Esatto, Guido Conti. Che non sapeva nulla di calcio, ma un uomo molto intelligente, con una grande elasticità mentale, quindi abbiamo lavorato tutti e due il futuro in questa pausa di riflessione, è evidente che non se ne sta agevolando la squadra. È vero, perché comunque insomma si sta vedendo, ci sono delle difficoltà, se vogliamo, comunque in questo calcio italiano. Il Milan, per esempio, adesso sta attraversando anche questo club un passaggio importante, si parla appunto di acquisitori stranieri, asiatici, quindi sta sicuramente rivoluzionando qualcosa in questo senso. Sì, molto probabilmente, se è vero quello che si legge, se Galliani e Berlusconi dovessero interrompere la loro attività nel Milan, terminerebbe una storia. Sì. Sappiamo che tutto nasce e tutto finisce, però credo che sia difficile trovare personaggi di ugual valore. Tornando invece al libro, si raccontano tanti episodi, tanti aneddoti curiosi che sono venuti fuori così, no? Anche magari ripensando a un passato sicuramente importante che hai attraversato. Quali hai ricordato con più piacere e quali invece magari avevi accantonato nel cassetto così e poi sono tornati fuori con la memoria? Beh, di aneddoti, quelli che mi sono ricordato li ho messi tutti. Da quelli più gloriosi a quelli... Sì. Meno. Per esempio, quando io allenavo il Milan, noi dovevamo giocare a Torino, Berlusconi era andato a pranzo a casa dell'avvocato Agnelli, arrivò e mi disse: l'avvocato ha espresso il desiderio di venire a salutare la squadra prima della partita, cosa ne pensi? Molto. Questo libro abbiamo impiegato 6-7 mesi e spero che piaccia. Mi dicevano, l'hanno ristampato, perché avevano finito le copie. È vero. Quindi è sicuramente già un bellissimo traguardo, anche da questo punto di vista. Non so se li ho comprati tutti io, però. Però ovviamente, Arrigo, non posso non chiederti anche qualcosa sul Milan. Poi si va a approfondire proprio anche questo aspetto di una carriera importantissima che ha avuto come allenatore del Milan, come CT della Nazionale. Però dato che quest'oggi si giocherà Udinese-Milan, devo chiederti anche come vedi il Milan di oggi e come anche sta cambiando il calcio attuale. Ma in Italia il cambio è sempre molto relativo, siamo un popolo stantio, ci piace poco. Io ho sempre detto che chi sa vive nel futuro, chi non sa vive nel passato, e quindi noi siamo proprio attaccati morbosamente al passato e quindi questo ci impedisce poi di evolverci con quella rapidità che questo mondo richiede. Il Milan è stata una società, grazie a Berlusconi e Galliani, per molti anni leader. È stata quella che ha consentito quello che io avevo chiamato il Rinascimento italiano. Sì. Oggi è un momento, diciamo,
c'è una pausa di riflessione da parte, e non so come sarà, pensa lei, e io dissi, a che ora ha detto che arriva? All'1:15, dico, io faccio uscire la squadra all'1:30, perché? Perché avevo paura che il suo carisma poi potesse influenzare i giocatori. Agnelli, che è una persona molto sveglia, una persona molto intelligente, simpatica, e con humor in inglese, e quando entrò capì subito che non volevamo farla incontrare con la squadra, e dice, sapevo che eravate una grande squadra, speravo in voi due che la rovinaste. Invece, parlando di allenatori, noi abbiamo un allenatore giovane, Andrea Stramaccioni. Anche tu comunque hai fatto un percorso step per step, no? Hai fatto tutta la gavetta, tu no? Tu sai che l'ultima categoria è la terza, io sono partito dalla seconda. Quindi ho dovuto fare seconda, prima, quarta serie, C, B, e A. Poi, esatto, quindi c'è stato un percorso sicuramente importante. Quanto importante anche oggi ripercorrere questa strada e fare questo percorso? Ma io credo che sia non importante il percorso, è importante avere delle persone che amano la propria professione, lo fanno con un'unica certezza, che si può sempre fare di più e meglio, e si dedicano animo e corpo, avendo un'etica di gruppo, che vuol dire rispetto verso la società che ti paga, verso i giocatori che hanno fiducia in te, verso i tifosi che ti guardano, e quindi avere persone che cercano poi di aggiornarsi, evolversi, avendo appunto questa certezza che si può sempre fare di più.